Ciao a tutti e bentornati su Kalimba Waves, il luogo dove condivido tutto ciò che so sulla Kalimba e la famiglia dei lamellofoni. In questo tutorial in particolare vi insegnerò come si legge la musica in generale e la tablatura dedicata alla Kalimba. Prima di partire vi chiedo, se avete dei dubbi, delle domande, delle richieste riguardo al mondo della Kalimba, vi prego di farmele in privato o nei commenti dove vi pare, così che io possa rispondervi e oltretutto creare dei contenuti dedicati a quel tema per rispondere anche ad altri utenti che magari hanno la vostra stessa richiesta. Seconda cosa, prima di partire, vi ripeto, ve l'ho già detto, stradetto, cioè, tutto quello che trovate su questi canali, su YouTube, sui social, sono totalmente gratuiti, ma se volete aiutarmi a far crescere il mio progetto e vedere più contenuti, più cover, più recensioni di prodotti, eccetera, eccetera, non esitate a visitare la mia pagina di Patreon che vi lascio sotto in descrizione. Ma adesso cominciamo subito. Per leggere la musica dedicata alla Kalimba ci sono svariati modi. Ci sono le tablature, ci sono le tablature fatte a numeri, non so se hanno un nome scientifico, penso proprio di no, si chiamano tablature e basta. Oppure c'è lo spartito, che secondo me ovviamente è il metodo più completo. Partiamo da quello che è il più ostico dei metodi, perché se non avete un background teorico musicale non sapete leggerlo, però vi assicuro che lo spartito è il modo più completo per avere un'idea chiara e totale del brano che state andando a suonare. Leggete una tablatura numerata, non ci sono indicati né i tempi delle note, né non compare la chiave, non compaiono le alterazioni, quindi in realtà nelle tablature della Kalimba non ci sono molte informazioni che magari voi date per scontato perché scegliete di suonare una canzone che sapete a memoria. Lo spartito è composto da 5 linee, una sopra l'altra, è diviso in battute e presenta tutta una serie di informazioni per comprendere appieno il brano che state andando a suonare. Il primo simbolo che incontrate è la chiave, che può essere di basso, di violino, di viola. Questo vi indica l'altezza di note che riesce a raggiungere lo strumento. La maggior parte degli strumenti, come la kalimba, si leggono in chiave di violino. Perché si fa questa cosa? Per riconoscere il range di altezze che raggiunge uno strumento. I contrabbassisti e i violoncellisti leggono in chiave di basso perché i loro strumenti riescono a raggiungere delle altezze veramente gravi. I violisti leggono appunto in chiave di viola. La chiave di violino indica che il violino riesce a raggiungere delle altezze molto più acute. Dopo la chiave trovate l'armatura di chiave, ovvero l'indicazione delle alterazioni presenti nel brano. Non sto qui a dilungarmi perché già nel video in cui vi spiegavo come si accordava la kalimba ho cominciato ad affrontare il discorso, quindi vi lascio sotto il link sia del video che della spiegazione scritta. Comunque sappiate che in questa parte capite se nel vostro brano ci sono delle note che sono costantemente alterate. Dopodiché nel brano trovate l'indicazione di tempo, ovvero se è un 4 quarti, un 3 quarti, un 12 ottavi, eccetera, eccetera. L'indicazione del tempo è fondamentale, serve per coordinare tutti i vari membri di un'orchestra o di un gruppo musicale in generale, e serve a capire dove mettere l'accento quando si suona. Questo è un 4 quarti. Ogni 4 battiti comincia una nuova battuta. Dopodiché trovate appunto le altezze e ogni nota ha una sua posizione nel pentagramma e ha un suo tempo. Oltre alle indicazioni di tempo, alle note, eccetera, eccetera, sono indicate anche le pause, quindi quando non bisogna suonare. Sono indicati molti altri simboli per capire se suonare forte, suonare piano, crescere mano a mano, se rallentare. Ci sono anche delle indicazioni quando arrivare fino ad un certo punto e poi ricominciare da una battuta che abbiamo già suonato. Ci sono, insomma, tutta una serie di indicazioni che ci aiutano ad avere già, leggendo lo spartito, un'idea generale del brano, se è facile, se è difficile, se è lento, se è malinconico, se è allegro. Bene, poi un altro modo per leggere la musica dedicata alla kalimba sono le tablature, che si dividono in due gruppi. Di solito potreste trovare dei numeri con dei pallini sopra. Molto semplice. Il pallino indica l'ottava, quindi se si tratta di una nota grave o quella appena un'ottava sopra. Per esempio, il do basso è segnato come 1, mentre il do un'ottava sopra è segnato come 1 col pallino sopra.
il do ancora più alto è l'uno con i due pallini. Quindi troverete una sequenza di numerini che dovrete suonare in ordine da sinistra a destra. Quando invece bisogna suonare due note contemporaneamente, troverete i numeri segnati come una potenza matematica, diciamo, ovvero il numero che fa parte della linea principale del tema del brano sarà in basso, mentre invece il numerino che fa da accompagnamento, quindi che rende più dinamica la canzone, sarà segnato in alto a sinistra. Sì, non è proprio una potenza matematica nel vero senso della parola, però era per farvi capire un po' il concetto. Potreste trovare anche un'indicazione con tre numeri uno sopra l'altro, con un'ondina di fianco. Quelli lì sono i glissando. Ultimo modo per leggere la musica con la kalimba è la tablatura vera e propria. Quelle più complete vi indicano anche il tempo, ovvero se è un 4 quarti, un 3 quarti o fate la pesca. Non vi indicano le alterazioni. È per questo che io dico che lo spartito è il modo migliore per leggere la musica, perché c'è scritto tutto. La tablatura in pratica va a riprodurre le lamelle della kalimba e le note della canzone si susseguono una dopo l'altra. La tablatura si legge dal basso verso l'alto, parentesi, una dopo l'altra le note sono indicate sulla lamella corrispondente. E la fortuna delle tablature è che la nota viene indicata secondo la sua durata, quindi non sono semplicemente dei pallini ma hanno anche le stanghettine che ci permettono di capire se si tratta di un ottavo, un quarto, una croma o una semicroma, eccetera eccetera. Per quanto riguarda questo tutorial anche per oggi è tutto. Se avete dubbi o curiosità assolutamente chiedetemele nei commenti, sono sempre disponibile a rispondere e a creare dei contenuti che approfondiscano un argomento. Per adesso, ma solo per adesso, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial, che mi inventerò quale sarà, però ce ne sarà sicuramente un altro. Vi suggerisco di seguirmi per sapere sempre più cose riguardo alla kalimba e a tutta la sua famiglia dei lamellofoni, e vi suggerisco anche di andare a dare un'occhiata alla mia pagina di Patreon che trovate in descrizione per avere sempre più tablature, più contenuti. E vi saluto, vi auguro una buona vita in generale, vi do un bacio e alla prossima!